I russi avanzano all'interno dei confini ucraini per l'invasione. Putin chiama anche i riservisti. Ora offensiva a tutto campo, annuncia Mosca. Colpito un palazzo a Kiev. La capitale assediata resiste. Tra il suono delle sirene e la corsa ai rifugi scatta il coprifuoco. Zelensky, 100.000 invasori sulla nostra terra, ma vinceremo. Biden avverte, l'alternativa alle sanzioni sarebbe l'inizio della terza guerra mondiale. La Germania autorizza la fornitura di armi, è nostro dovere sostenere Kiev. Da oltre 150.000 profughi che hanno lasciato il paese, metà ha raggiunto la Polonia, uomini che spesso accompagnano le frontiere, le famiglie e tornano a combattere. Telefonata tra Draghi e Zelensky, il premier d'Italia fornirà assistenza all'Ucraina per difendersi e appoggerà in pieno la linea dell'Unione Europea sulle sanzioni. E il presidente ucraino sente e ringrazia anche il Papa che ribadisce: farò di tutto per fermare la guerra. Il pontefice invoca la pace in un tweet in lingua russa e ucraina. Mattarella, tra gli stati ci sia rispetto e collaborazione sulla guerra in Ucraina, TG2 Post speciale questa sera subito dopo il telegiornale. La Russia annuncia offensiva a tutto campo sull'Ucraina, morti e feriti tra i civili, missile su un condominio, si stringe la morsa su Kiev che resiste, scatta il coprifuoco. Zelensky denuncia 100.000 invasori sulla nostra terra, se nascono bambini nei rifugi sotto i bombardamenti, allora il nemico non ha chance. Il dramma dei profughi ai confini, centinaia di migliaia di persone in fuga, lunghe code di auto, tweet del Papa, no alla follia della guerra. Draghi al presidente ucraino, solidarietà dell'Italia, adesione alla linea dura contro Mosca. Di Maio, bombardamenti terribili, colpiti anche bambini. Europa e Stati Uniti a lavoro per nuove sanzioni, si valuta l'esclusione della Russia dalla piattaforma internazionale per le transazioni bancarie SWIFT. Mattarella, si affermi rispetto e collaborazione tra Stati, il presidente tra i ragazzi della periferia di Roma al Corviale inaugura il campo del calcio sociale. Il popolo della pace in piazza, migliaia di persone per dire stop alle armi, Zaki collegato con l'Università di Bologna, si fermi la guerra, Ucraina resisti forte. Buonasera, l'offensiva ormai a tutto campo di Putin e la resistenza di Zelensky nella nostra prima pagina. Kiev è sotto assedio ma resiste, forze russe respinte dopo lunghi scontri nella zona orientale. Nella capitale è scattato il coprifuoco, attacchi aerei su diverse città, colpiti obiettivi militari ma ci sono vittime anche fra i civili. La Russia prima accusa l'Ucraina di aver rifiutato le trattative affossando la tregua, poi il drammatico annuncio, allargheremo l'offensiva adesso a tutto campo. Nelle ultime 24 ore Mosca ha inviato decine di migliaia di uomini. Il presidente Zelensky, 100.000 invasori sulla nostra terra, ma non ci arrendiamo. Il dramma dei profughi in fuga, un flusso incessante verso Polonia e Romania, ma anche Ungheria e Slovacchia. Moltissime donne sole o con bambini perché gli uomini restano per combattere. Secondo l'ONU potrebbero essere oltre 5 milioni ad abbandonare il loro paese. Draghi, forniremo assistenza all'Ucraina, l'Italia appoggia le dure sanzioni alla Russia. Obiettivo colpire il settore finanziario, quello energetico e dei trasporti, oltre a bloccare l'esportazione di tecnologia militare e spaziale. Manifestazioni contro la guerra anche dei russi, mentre Kiev si prepara a un'altra notte di fuoco. Dopo il terzo giorno di guerra iniziato con l'attacco su Kiev, Mosca annuncia che è imminente una grande offensiva russa per stroncare la resistenza degli ucraini, che finora hanno fronteggiato con successo gli invasori. La Russia accusa Kiev di aver respinto la proposta di negoziati e quindi è arrivato l'ordine di allargare l'offensiva in tutte le direzioni. Il timore è che ora i russi possano utilizzare armi potenti, come i missili con testate incendiarie già sperimentati in altri teatri di guerra. Per il presidente ucraino Zelensky nel suo paese ci sono già più di 100.000
soldati russi, ma avverte anche che il suo popolo intende difendersi fino all'ultimo. L'offensiva intanto continua a spingere migliaia di profughi verso le frontiere dell'Europa. In 100.000 hanno raggiunto la Polonia, molti altri, la Slovacchia, la Romania, l'Ungheria, la Moldavia. Continua il lavoro della diplomazia, mentre Biden avverte che l'alternativa alle sanzioni sarebbe la terza guerra mondiale. Molti paesi, Germania in testa, hanno promesso armi a Kiev, sostenendo che la guerra potrebbe essere lunga. Nella telefonata finalmente avvenuta fra Draghi e Zelensky, l'Italia ha annunciato l'arrivo di altri aiuti e ha garantito il sostegno a tutte le sanzioni che deciderà l'Europa, compresa l'eventuale esclusione di Mosca dal circuito bancario SWIFT. In molte città del mondo, anche nel nostro paese, manifestazioni contro la guerra.